Ciao a tutti amici di Space TV, la nostra televisione che parla di spazio e volo. Bentornati a In Volo col Pilota, invece la nostra trasmissione che tratta di tutto ciò che riguarda il volo civile, dal volo di linea all'addestramento all'aerotaxi. Oggi vorrei parlare con voi di un argomento abbastanza attuale, visto che questo inverno il clima è stato molto rigido, probabilmente tanti di voi hanno avuto curiosità di conoscere quali sono le procedure che nell'ambito dell'aviazione civile si utilizzano quando il tempo diventa, tra virgolette, polare. Certo, sarebbe più forse un argomento del quale dovrebbe parlare il nostro amico Giuliacci, ma intanto sentiamo cosa ne pensate voi e sentiamo cosa avete risposto alla nostra amica Serena che per le strade di Milano vi ha posto qualche domanda. Ha paura di volare quando esistono condizioni meteorologiche che comportano climi polari come quelli di quest'inverno? Beh, quello lì può darsi, sì. Quello lì posso affermare che non vado, preferisco il treno. Poi le altre, no, posso dire di no su questa cosa. Non ci volo. Per niente. Boh, magari potrei prendere un po' di paura durante le vibrazioni, durante il viaggio, però ecco, diciamo che ho molta fiducia nel cielo e, e nel pilota, speriamo di no comunque. Beh, climi polari come in questo inferno non penso che siano pericolosi. Alla fine non siamo in Antartide, quindi penso che non ci siano problemi. Ma oddio, se l'aereo parte perché vuol dire che ha il benestare di partire, non mi preoccupa più di tanto, ecco. Se c'è l'ok, va bene. Sempre belle le vostre risposte. Mi fa piacere che qualcuno di voi non abbia paura e non abbia problemi, perché vi anticipo subito che di problemi ce ne sono veramente pochi. Cominciamo subito a vedere una foto, guardiamo la prima foto di quest'oggi. Ecco, questa è una fusoliera di aeroplano completamente ricoperta di ghiaccio. È un test che viene fatto quando gli aerei vengono costruiti e progettati per vedere quale sia la reazione della fusoliera e delle strutture al ghiacciamento completo degli stessi. Tenete conto del fatto che nella realtà pratica di tutti i giorni è assai difficile che un aeroplano possa essere ghiacciato così come lo vediamo nella foto. Dovrebbe esserci la fine del mondo, insomma, è una condizione che neanche ai poli possiamo oggettivamente trovare, a meno che l'aereo non stia fermo magari sotto una nevicata per 3 mesi consecutivi. Però ci rincuora sapere sicuramente che, come al solito, durante le fasi di progettazione degli aeroplani ogni particolare viene preso in considerazione e nulla viene tralasciato. Vediamo invece adesso la seconda foto. Seconda foto nella quale c'è una pista e uno spazzaneve che pulisce la pista. È ovvio che viene da sé, facilmente intuibile, che i problemi che nascono per gli aerei di civili in generale quando ci troviamo davanti a condizioni di questo genere sono di due tipi. Il primo è un problema di tipo aerodinamico e il secondo invece è un problema di tipo gestionale operativo. Cosa intendo con problema di tipo aerodinamico? Noi abbiamo visto nelle puntate precedenti che la nostra ala, quindi il nostro profilo alare, per produrre la forza necessaria per il volo, la portanza, deve essere un profilo tra virgolette pulito. Cosa intendiamo con pulito? Intendiamo che la segnala dell'aeroplano deve interagire con il flusso di aria esattamente così come è stata progettata e costruita. Non ci devono essere al di sopra della stessa o al di sotto dei contaminanti o un qualcosa che possa modificarne il profilo. Che cosa può modificarne il profilo se parliamo di condizioni di freddo estremo? Ovviamente il ghiaccio, quindi formazioni di ghiaccio. Esistono sostanzialmente 3 tipi di formazioni di ghiaccio sugli aeroplani: formazioni di ghiaccio vetrone, formazioni di ghiaccio granuloso e un terzo tipo di ghiaccio che si chiama Rime Ice, che è un incrocio tra i primi 2 tipi di ghiaccio. A livello aeronautico, il ghiaccio che noi piloti temiamo di più è il ghiaccio vetrone. Perché? Perché il ghiaccio vetrone
al contrario invece il ghiaccio granuloso, che è quello tipo frigorifero, quindi biancastro, che si vede poroso, è un ghiaccio che aderisce perfettamente alle superfici aerodinamiche, come vediamo nella foto. Ma non tanto per la parte in basso, quindi stalattiti o eventuali stalagmiti se ci dovessero essere, ma per la parte che si intravede, aderisce proprio al bordo di attacco alare e quindi che va a modificare in maniera assolutamente invisibile, perché all'occhio nudo difficilmente si vede, quella che è la forma geometrica dell'ala stessa, andando a modificare di conseguenza tutte le caratteristiche aerodinamiche dell'ala stessa. Vi ricordo che quando parliamo di mondo aeronautico, misure infinitesimali cominciano a essere misure notevoli, anche perché, giusto per farvi un esempio, gli angoli ai quali quest'ala lavora durante un volo normale oscillano tra i 20 gradi e i meno 5, quindi un range di soltanto 25 gradi. Di conseguenza, se in un piccolo range le variazioni aerodinamiche sono molto grandi, vi posso garantire che anche pochi millimetri di deposito sulla semiala possono comportare problemi notevoli all'aeroplano. Allora noi come ci difendiamo da questo problema? Ci difendiamo, e adesso lo vedremo fra poco, con un determinato tipo di procedura che viene chiamata procedura di de-icing e di anti-icing. Cosa intendiamo con procedura di de-icing e di anti-icing? Intendiamo quello che vediamo nella foto. L'aeroplano magari è rimasto esposto per tempo a delle contaminazioni e ha l'ala sporca di ghiaccio. Quindi si avvicinano all'aeroplano dei mezzi, come quelli che vedete nella foto, e questi mezzi cosa fanno? Spruzzano un liquido caldo che va a sciogliere le contaminazioni di ghiaccio sull'ala. Questo liquido caldo però non è sufficiente per far decollare l'aeroplano. Per quale motivo? Perché una volta sciolte le contaminazioni di ghiaccio, è probabile che dal parcheggio alla pista di decollo il ghiaccio si riformi. Ecco, questa è la foto che ci fa vedere il mezzo di de-icer. C'è un operatore che si mette nel cestello davanti e tramite questo braccio l'operatore cosa fa? Impugnando, in poche parole, una specie di pistola, spruzza questi liquidi sulle semiali dell'aeroplano. Questi liquidi sono di quattro tipi, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Adesso non entro nei dettagli della differenza tra i vari liquidi, però considerate che ogni liquido ha caratteristiche diverse di funzionamento ed è adatto a determinati tipi di condizioni di ghiacciamento che troviamo. Quindi una volta che questo aeroplano, abbiamo detto, è stato sghiacciato con un liquido caldo, si passa a quella che è la seconda fase, che viene chiamato trattamento di anti-icing, cioè si rispruzza sull'aeroplano un liquido che questa volta invece, normalmente sono liquidi a base di glicol etilenico, ha lo scopo di prevenire la formazione del ghiaccio, quindi prevenire il riaccrescimento del ghiaccio stesso sull'aeroplano. Viene molto utile questa cosa quando ad esempio stiamo operando su aeroporti tipo quello della seconda foto che abbiamo visto, dove magari sta nevicando. Quindi dopo aver pulito l'ala, cosa facciamo noi? La proteggiamo per un determinato tempo dalla formazione di nuovo ghiaccio. Questo tempo prende il nome in gergo tecnico di hold over time, cioè il tempo nel quale l'ala viene protetta da ricongelamenti. Questi liquidi sono liquidi utilizzati da molti anni in ambito aeronautico e tutti gli aeroporti ne sono dotati, quasi tutti, quelli nei quali le temperature possono scendere sotto lo zero. È bene anche sottolineare il fatto che questi trattamenti non vengono soltanto applicati alle semiali dell'aeroplano, quindi alla parte che crea portanza, ma come vedete nell'immagine vengono applicati anche alla coda dell'aeroplano, quindi se vi ricordate la puntata sui comandi di volo, alla parte dell'aeroplano che ci permette di muovere l'aeroplano attorno all'asse trasversale, quindi di fargli compiere quello che si chiama movimento di beccheggio. Perché? Perché tutte le parti aerodinamicamente significative devono essere ovviamente pulite prima del decollo. Fermo restando che ad esempio se anche sulla fusoliera ci dovessero essere contaminazioni di ghiaccio o di neve, queste vengono rimosse non tanto per il problema che possono generare a livello aerodinamico, ma più che altro perché potrebbero generare un aumento di peso. Un aumento di peso sull'aeroplano significa un decadimento della performance dello stesso e un consumo maggiore. Quindi l'aeroplano deve essere esattamente come una macchina di Formula 1, pulito e tra virgolette tirato lucido prima di andare in volo.
Questo è un concetto molto importante. Invece, per quanto riguarda, tornando al discorso primo che abbiamo fatto, la pulizia delle piste viene garantita tramite dei mezzi, appunto degli spazzaneve, e una volta pulite le piste sono utilizzabili per il decollo e l'atterraggio. Dopo averle pulite, anche sulle piste si utilizza un principio che è molto simile a quello che abbiamo utilizzato per le semiali e per le superfici aerodinamiche, cioè si tende a cercare di evitare che il ghiaccio si riformi. È ovvio che il sale in senso stretto, come ad esempio si fa sulle strade, sulle piste non si può utilizzare per un semplice motivo, perché il sale è molto corrosivo, quindi l'operazione di aeroplani su piste che teoricamente potrebbero essere salate non vanno bene, perché magari sul lungo termine questo sale potrebbe corrodere parti significative dell'aeroplano. Quindi vengono tenute pulite con metodi diversi e in certi casi vengono utilizzati anche dei liquidi non contaminanti che evitano il refreezing, ma di certo non sono liquidi o comunque dico solidi tipo il sale, sono studiati appositamente per il mondo aeronautico. Alcuni aeroporti, vi anticipo già, soprattutto nella parte nord europea ma anche qua in Italia, possono operare in condizioni cosiddette cold weather, quindi di ghiaccio severo, senza particolari problemi operativi e senza più di tanti disagi, quindi i ritardi vengono molto spesso contenuti, se non in certi casi addirittura completamente aboliti. Adesso mi piacerebbe farvi vedere un filmato, il primo filmato, dove vediamo un aeroplano di ultima costruzione, che è un A380, è entrato in servizio da poco tempo, e vi faccio vedere come gli aeroplani ovviamente non sono lasciati al caso, ma vengono studiati e testati. Ecco, vediamo, queste prove vengono condotte al confine tra la Groenlandia e il Canada, vengono studiati e appunto testati in condizioni estreme sia in volo che a terra. In volo difficilmente possiamo incontrare un qualcosa che crea problemi, perché l'aeroplano è dotato di per sé di sistemi di sghiacciamento e di ghiacciamento anti-icing, quindi di prevenzione del ghiacciamento, che vengono utilizzati in volo. Diciamo che i test principali si svolgono, vedete, a terra, a temperature che oscillano tra meno 30 e meno 35 gradi. Si prova a vedere quale sia la reazione dell'aeroplano, per esempio appunto ai liquidi antighiaccio o comunque a queste temperature estreme durante le fasi di messa in moto, o nel qual caso questi liquidi che vengono utilizzati per sghiacciare l'aereo a terra vadano a interessare i motori o le parti significative dell'aereo. Questo ci dà sicuramente un buon margine di sicurezza e ci permette di essere tranquilli. Inoltre l'aeroplano viene mosso a terra e si guarda anche qual è la reazione dell'aeroplano al rullaggio su piste che magari non sono proprio pulite, non sono proprio ottimali per il tipo di operazione che stiamo svolgendo o che vorremmo svolgere. Poi si passa alla fase di decollo vera e propria, dove l'aeroplano è stato appunto sghiacciato, è stato aerodinamicamente pulito e, come vedete, tranquillamente va in volo senza alcun tipo di problema. Questo è quello che succede tutte le volte nelle quali voi volate e prendete un volo in condizioni di partenza o di arrivo in cui l'aeroporto magari è soggetto a fenomeni meteorologici come la neve oppure a temperature ben al di sotto dello zero, ma anche prossime allo zero. Vi dico subito per curiosità che, al contrario di quanto si pensa, in ambito aeronautico noi operiamo in condizioni cold weather, quindi di bassa temperatura, non soltanto vicino allo zero, ma dai 10 gradi in giù. Per quale motivo? Perché, tornando un po' alla puntata che abbiamo fatto qualche tempo fa sul principio di Bernoulli e di Venturi, sappiamo che, essendoci differenze di pressioni e aumenti di velocità, quando parliamo di differenze di pressione e di aumenti di velocità in ambito aeronautico, sappiamo anche che corrispondono diminuzioni della temperatura dell'aria. Quindi in certi punti dell'aeroplano magari l'aria esterna, la temperatura dell'aria esterna è di 10 gradi, ma la struttura viene interessata da condizioni che sono già prossime allo zero come temperatura. Quindi magari per i motori possono essere condizioni che diventano critiche. Quindi noi piloti, come campanello di allarme, tra virgolette, a 10 gradi cominciamo a operare, al di sotto di 10 gradi, in quelle che sono definite cold weather operation.
Però dobbiamo considerare anche un'altra cosa. Abbiamo visto l'aeroplano testato a queste condizioni polari, ma noi non vogliamo soltanto in condizioni polari. I nostri aerei, gli aerei del trasporto civile moderno, sono in grado di volare anche in condizioni completamente opposte. Quindi i test non si fermano soltanto alla neve e al ghiaccio, ma vanno anche a interessare, per esempio, le aree desertiche. Vediamo lo stesso aeroplano che viene sottoposto questa volta a un test all'interno di un paese, vicino a un aeroporto degli Emirati Arabi Uniti, di temperature estreme. Quindi qua si va a verificare che la struttura dell'aeroplano stesso e tutte le parti siano in grado di operare anche esattamente nel campo speculare a quello del quale stiamo parlando oggi. Cosa ovviamente non facile, perché? Perché i materiali di costruzione e le procedure devono avere un range di utilizzo e quindi devono essere studiate su un campo molto più ampio. Questo comunque è un altro punto che depone a favore della sicurezza, perché noi sappiamo che per esempio un aereo che decolla da una zona desertica come questa può tranquillamente arrivare in Canada e trovare condizioni completamente opposte senza fare una piega, quindi senza avere alcun tipo di problema. Ecco perché i materiali aeronautici sono materiali molto costosi. Sono molto costosi perché? Perché devono essere in grado di non solo resistere a sollecitazioni elevate, ma di farlo anche in condizioni diverse. Altra cosa che mi preme dirvi sulle operazioni in condizioni polari o comunque di bassa temperatura è qualcosa che riguarda la risposta alle vostre domande, insomma alle vostre affermazioni. Vi posso garantire che non c'è alcun tipo di rischio, non c'è alcun tipo di problema nell'operare in queste condizioni, perché abbiamo visto la fase di progettazione è stata fatta in maniera sicuramente accorta, senza tralasciare nulla al caso. E anche in fase operativa noi piloti utilizziamo un rigore gestionale, una disciplina operativa all'interno del cockpit, della cabina di pilotaggio, che è elevata. Perché? Perché in queste condizioni particolari, non tanto di temperatura elevata, ma soprattutto in quelle di freddi estremi, utilizziamo delle liste di controllo, chiamate checklist, dedicate, che ci fanno compiere azioni supplementari a quelle che normalmente compieremmo in condizioni normali, quindi in una temperatura per esempio primaverile, e questo ci permette di non tralasciare nulla, quindi di non dimenticare nulla, perché magari a parte gli sghiacciamenti sono necessari alcuni accorgimenti circa le velocità di decollo oppure circa la spinta che i motori dovranno fornire per decollare per esempio su una pista innevata. Per quale motivo? Perché al decollo per esempio su una pista contaminata, essendoci la neve, sarà un decollo in cui l'azione frenante, quindi di resistenza del contaminante che sulla pista, sarà più elevata di una condizione normale in una giornata in cui la pista è asciutta e il cielo è sereno. Di conseguenza, per staccare l'aereo a terra alla stessa velocità nello stesso spazio sarà necessario avere una spinta maggiore. Quindi, per non dimenticare nulla, noi leggendo queste checklist, queste liste di controlli, ripassiamo tutti gli item, tutte le cose che devono essere fatte, garantendo una sicurezza che è praticamente quasi assoluta. Direi che bene o male sull'argomento di oggi è tutto. Però so che come al solito alcuni di voi ci hanno postato delle foto, ci hanno inviato delle foto per sapere qualcosa. Questa ce l'ha inviata la nostra amica Ilaria da Parma e ci chiede che tipo di aeroplano sia questo. Dice: sembra quasi un UFO. Allora, questo aeroplano non è un UFO, ma è un B2 Stealth, è un aeroplano in dotazione alla USAF, quindi alla forza all'aeronautica militare americana, e non è un aeroplano menomato, è un aeroplano che è stato studiato e progettato in questo modo. Per quale motivo? Perché ha la capacità di essere, tra virgolette, invisibile ai radar. Questo aereo è un aereo da bombardamento che vola a quote elevatissime, alle quali pochissimi aeroplani possono volare, e che ha capacità in termini di autonomia chilometrica e olaria, quindi capacità di tempo di volo, che sono veramente notevoli. Quindi questi aerei normalmente sono impiegati nelle operazioni di bombardamento, decollando da basi europee, pensate, possono arrivare anche agli estremi
quasi del polo, ecco, insomma, quindi hanno veramente una grande capacità estrema, ma la loro dote principale appunto è quella di essere non rifrangenti alle onde radar. Se vi ricordate la puntata che abbiamo fatto sul controllo del traffico aereo, vi ho spiegato che i sistemi di controllo fondamentalmente sono due. I sistemi radar sono due. Uno è un sistema primario, cioè il radar funziona in due modalità, la modalità primaria che emette un'onda e che viene riflessa e la modalità secondaria. In questo caso, nel caso del B2 Stealth, quando noi emettiamo un'onda, quindi quando emettiamo il radar emette l'onda che viene riflessa, l'onda interessa l'aeroplano, ma l'aeroplano l'assorbe anziché rifletterla e quindi sul radar non c'è nessun ritorno, non c'è nessun eco. Di conseguenza l'operatore, per esempio radar, che cerca di capire se qualche aeroplano si sta avvicinando, non lo vede perché questo aeroplano non riflette quest'onda, quindi è a tutti gli effetti trasparente. Invece, per quanto riguarda l'altra domanda che ci pone Laria sulle superfici e sui comandi di volo, e ci chiede se appunto non ci sono, in realtà non è che le superfici e i comandi di volo non ci sono, ma sono stati inglobati all'interno della struttura, perché proprio questa forma, oltre ovviamente al tipo di materiale di cui è fatto l'aeroplano, è anche la forma dell'aeroplano che è particolare, e essendo inglobati questi comandi all'interno di questo aeroplano, l'aeroplano sicuramente ha un'efficienza che è uguale a quella di tutti gli altri aeroplani, insomma, se non addirittura in certi casi meglio. Bene, io per oggi ho finito, come al solito vi invito a rimanere con noi e soprattutto vi invito a postare le vostre domande. È fondamentale che voi postiate le vostre domande, così noi cerchiamo di tarare le nostre risposte su quelle che sono le necessità vostre e le curiosità vostre. Vi ricordo che siamo sempre disponibili ai soliti indirizzi, soprattutto su Facebook, e mi raccomando, stay engaged with us su Space TV. A presto ragazzi, ciao a tutti.